a tutti ragazzi, oggi vi presenterò le sette meraviglie del mondo antico e moderno. Partiamo da quelle dell'antico. Allora, la prima costruzione delle sette meraviglie del mondo antico fu la piramide di Cheope, che la costruirono circa 4000 anni fa, quindi nel 2000 avanti Cristo. Ma non si chiamava proprio piramide di Cheope, si poteva chiamare piramide di Giza o piramide di Khufu. La piramide di Giza, o di Cheope o di Khufu, è alta attualmente 138 metri, ma era alta 146 metri. La seconda sono i giardini pensili di Babilonia, che abbiamo studiato all'inizio dell'anno quasi. I giardini pensili di Babilonia, non c'è proprio una data esattissima di quando si svilupparono, però so e ho trovato che i giardini pensili di Babilonia erano stati avviati da Nabucodonosor II. Adesso non so se è giusto, però ve lo scriverò. La terza è la statua di Zeus a Olimpia. Si sviluppò circa nel 432 avanti Cristo. Quindi pensate quanti anni fa. Ben 2600, tanti. In più, lo scultore che ha fatto questa statua, cioè questo mini Colosseo, tra virgolette, si chiamava Fidia e si collocava al tempio di Zeus. La statua di Zeus era alta ben 12 metri. Adesso passiamo al tempio di Artemide a Eteso. Ah, qui siamo a Eteso. E nel 560 avanti Cristo si sviluppò questo tempio. Il tempio era lungo 115 metri e largo 55, e aveva 100 colonne iochine. Facciamo così. La quinta meraviglia è il Colosso di Rodi. È una statua grande 32 metri, pensate, ed era dedicata al dio Helios, il dio del sole. E la statua era completamente tutta ricoperta di bronzo. Sesta meraviglia del mondo antico, Mausoleo di Alicarnasso. Nome strano, però non ci importa. Mausoleo di Alicarnasso fu stato costruito nella odierna città Bodrum dalla regina Artemisia. I pezzi di questa statua sono stati conservati in tanti musei. Ah, questa statua, o questo tempio, cos'era? Era stata costruita da quattro grandi artisti: Timoteo, Scopas con la K, Pitide e Briasside. La settima e l'ultima è il faro di Alessandria. Questo faro di Alessandria si trova attualmente in Egitto ed è alto ben 134 metri e venne distrutto in un secolo che non vi so dire da due terremoti, ma ad oggi si possono vedere nelle aree subacquee, in dei musei subacquei, penso. Abbiamo finito con quelle antiche, adesso vi racconto quelle moderne. Le sette meraviglie del mondo moderno sono ancora oggi tutti visitabili, quindi se volete andate a visitarle. La prima è Petra, è a Giordania, a Kazan, ed è stata costruita nel 312 avanti Cristo. Petra è stata costruita dall'umanità UNESCO. La seconda è la Grande Muraglia Cinese. La Grande Muraglia Cinese fu stata finita o iniziata
nel 215 a.C. Per costruire la muraglia cinese erano bisogni almeno 300.000 uomini e ci hanno messo 100 anni per costruirla tutta intera. La muraglia cinese era lunga 5.760 km e era stata costruita dalla dinastia Qin, che inventò Cina, il nome Cina. E invece ho trovato che fu stata costruita dalla dinastia Ming. Non so adesso se mi sbaglio io, però è uscito così da me. La muraglia era alta dai 7 agli 8 metri, era larga 6,5 metri, quindi 6 metri e mezzo. La terza meraviglia del mondo è il Colosseo Romano. Penso che la maggior parte di voi l'avrebbe visto, forse. In più ci sono servite più tra i 50.000 e gli 87.000 persone per costruire il Colosseo Romano e si trova al centro d'Italia, a Roma. La quarta meraviglia del mondo moderno è Chichen Itza. È stata costruita in Yucatan, precisamente in Messico, negli anni 600, quindi non avanti Cristo ma dopo Cristo. Chichen Itza fu stata costruita a Maya nel X secolo. La quinta meraviglia del mondo moderno è Machu Picchu. Allora, è stata trovata in Cusco, nel Perù, nell'anno 1450. Questa specie di fortezza era piuttosto alta, diciamo, perché era sulle montagne. Quindi immaginatevi, in Perù fu stata ritrovata nel 1400 d.C. questa specie di, come dire, fortezza sulle montagne, tipo la muraglia cinese, però diversa. La sesta meraviglia del mondo moderno è Taj Mahal. È stata costruita in Agra, precisamente in India, nell'anno 1643. La creatrice di questa, come dire, tempio, è un tempio praticamente. La creatrice di questo tempio è morta dal parto nel 1631. E questo tempio fu stato completato nel 1653, quindi 22 anni dopo. La settima e ultima è Cristo Redentore. È stata costruita nel Rio de Janeiro, in Brasile, nell'anno 1931. La statua di Cristo Redentore è praticamente molto visitabile, perché ha una specie di scala, è su una montagna, è una, come dire, statua di Cristo, così, di ceramica, penso, che è molto visitabile perché ha delle scaline che salgono fino alla statua per dopo vederla dal vivo. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima lezione.